Mi raccolto gridando più di questo rumore molto fastidioso. Cosa c'è in giro? Allora, quelli che vedete davanti a me dietro di voi, cosa sono? Sono i silos che contengono il cereale. Lo sapete che 4 ingredienti per la birra, oltre all'acqua, come siamo detti, il secondo è il cereale. Si parte o dall'orzo e o dal frumento. E per essere birra deve avere almeno 70% di orzo o frumento. Okay. Qua arriva già semilavorato, vedremo perché semilavorato, quindi viene, arriva già maltato, si dice, e viene messo all'interno di questi silo. Casbel compra i cereali di tutto il grande gruppo, di quello che nel gruppo, dalla Francia, per una questione di costi e per una questione di qualità. Quindi arriva all'interno di questi silo. Sopra di voi vedete questo nastro che porta all'interno della sala cottura che è quella che è. Quando entriamo non lo vedremo, ma sopra lì c'è una grossa pala che sostanzialmente crea la farina di cereale. Quindi ruota e da stico mi trovo la farina di cereale che entrerà in tramadettini e poi vi racconterà come quali sono i processi per scrivere. Quindi sostanzialmente passa da lì a là a livello di produzione. Per darvi due nuove anche qua che sono interessanti, per fare una cotta, un ciclo di produzione da 60.000 litri sono necessari 10 tonnellate di cereale. Okay. Ma la cosa ancora più interessante è che per 10 tonnellate di cereale utilizzati 8 tonnellate vengono scartate, perché è sostanzialmente la parte del cereale che non viene assorbita e quindi poi non viene sfruttata. Sì, resta lì, quindi esatto. Quello che è lo scarto, questo scarto si chiama trebbia, le trebbie, che vengono poi tramite quel tubo inserite all'interno di quel contenitore. Prima vi ho raccontato sostenibilità, tono circolare, poi buttiamo via 8 tonnellate, non è molto intelligente. In verità questo scarto non viene buttato, ma viene o venduto come mangimi ai bovini, quindi comunque è il cibo che si dà ai bovini. Oppure stanno facendo dei progetti interessanti, tra cui per esempio l'idea di fare dei cartoni della pizza fatti con materiale riciclato, per esempio. Quindi pizza birra poi. È che i bovini fanno un latte più sofferente, no? Esatto. Quindi lì vanno un ingrediente che è il terzo, sicuramente rilevante, è il lievito. Poi vi racconterò il lievito, che è un aspetto secondo me affascinantissimo. Carlsberg prima parlava che tra le varie cose che ha fatto ha trovato poi il mix perfetto per creare il lievito delle birre a bassa fermentazione, il lievito può essere utilizzato fino a 10 volte, quindi può essere utilizzato più volte, e una volta che poi arriva la decima volta, non può essere più utilizzato, viene scartato e inserito all'interno di quel contenitore con il lievito. Anche qua non si butta via nulla, mangime suino. Quindi il lievito viene venduto come mangime per il suino. Quindi come vedete tutto poi non viene utilizzato. Sì, certo.